In questa puntata che noi facciamo direttamente da qui da Avigliana, con questo memorial Gian Mario Bertolino, c'è anche presente l'ARPA, Agenzia Regionale per l'Ambiente, con Alberto Mafiotti che ci racconta di un progetto molto interessante. Buongiorno. Sì, questo lago, come altri italiani appartenenti, diciamo, alla zona delle regioni del nord, fanno parte di un progetto che si chiama AlpLakes, è un progetto della comunità europea che è rivolto allo sviluppo di pratiche di ecosostenibilità nella gestione dei laghi e di ecoturismo. E questo che stiamo vedendo oggi è stato scelto come una delle iniziative interessanti anche a livello europeo. In quanto questo lago, un lago piccolo con passato dei problemi anche di qualità delle acque, non poteva gestire, non poteva sostenere l'utilizzo della navigazione con motori a benzina sostanzialmente, ma si è dovuto fare una scelta che fosse più compatibile con questo territorio e quindi la scelta dei motori elettrici alimentati con i pannelli solari fotovoltaici è una cosa di un certo interesse. Questa iniziativa è anche seguita appunto in altri paesi, in altri laghi, in Svizzera in particolare, in Germania, già ci sono parecchie imbarcazioni che funzionano con questi sistemi, addirittura ci sono delle imbarcazioni che trasportano anche delle parecchie persone, cioè 30-40 persone, quindi fanno direttamente dei giri sul lago di Costanza. Ecco, questo progetto non è un progetto semplicemente di valorizzazione di queste pratiche, ma è un progetto che prevede di mettere in rete, infatti il progetto si chiama AlpLakes, la rete dei laghi alpini, proprio per fare in modo che anche come offerta per gli altri laghi o per altre situazioni in altri stati o in altre regioni d'Italia si possa avere nozione, si possa sapere che questa realtà è una realtà di un certo interesse. Le Agenzie Regionali per l'Ambiente, come l'ARPA del Piemonte, partecipano a questi progetti cercando di sviluppare l'uso appunto di queste tecnologie e nello stesso tempo poi nel misurare la qualità delle acque di questi laghi, perché evidentemente questa è una di queste realtà, per esempio è diminuito moltissimo la concentrazione di idrocarburi in superficie, che per noi è già un buon risultato che è stato acquisito con il cambio di gestione delle pratiche su questo lago. Ecco, quindi fondamentalmente l'ARPA si occupa di questo settore in generale e quindi si stanno facendo dei passi avanti in Italia, parliamo del nord Italia, ma in Italia in generale. Sì, le ARPA come le regioni partecipano a questi progetti o partecipano a iniziative anche magari non del tutto sotto l'egida della comunità europea, magari sono progetti locali, perché l'attività di questi enti, l'enti come ARPA, è proprio quello di fare un'attività di prevenzione e poi di controllo. Nell'attività di prevenzione evidentemente tutto ciò che viene rivolto al tentativo di in qualche modo di prevenire i danni che poi possono esserci sull'ambiente fa parte di uno dei nostri obiettivi principali. Questa attività è esattamente incanalata in questo, quindi di fare comunicazione, fare informazione, di ricercare pratiche che siano degne di essere esportate e controllare poi effettivamente se questi tipi di pratiche possono portare dei miglioramenti a questi bacini lacustri come questo. Ci sono tanti altri progetti in Regione Piemonte di questo tipo? Sì, la Regione Piemonte ha parecchi progetti rivolti al controllo, alla valorizzazione del territorio attorno ai laghi, oltre a dei progetti specifici di recupero di alcune situazioni. Ricordiamo che in Regione Piemonte abbiamo il Lago Maggiore, il Lago d'Orta, il Lago di Candia, che è oggetto di un altro progetto LIFE, sempre del comunitario, proprio per unire quello che è lo specchio acqueo, quindi quello che è lo specchio lacustre, con il territorio che è attorno. Quindi l'attività non è solamente rivolta al controllo puramente della qualità delle acque, ma alla gestione complessiva di questi bacini, perché solo attraverso una gestione oculata del bacino idrografico lacustre si può in qualche modo gestire, risolvere e pervenire poi in futuro a dei risultati che sono assolutamente interessanti dal punto di vista della qualità di questo territorio. Signor Mafiotti, io la ringrazio per questa importante illustrazione della situazione. Grazie. E così, cara Serena, con queste immagini delle barche che sono al Lago Grande di Avigliana, che noi ci fermiamo qualche secondo. Sì, infatti, adesso c'è un po' di pubblicità, ma rimanete con noi perché torniamo subito da Avigliana. I see skies of blue. Hi, my name is Ilse and there is Marcelo and we are going to make new program about traveling where we both are crazy about traveling. And if you like to see
some beautiful places and something curious about our world, just go to site Wonderful World. The colors of the rainbow. Io ho un grande amico, è un grande velista, uno con cui andare lontano. Giovanni, non si era parlato di un aperitivo? È anche un grande rompiscatole, spesso. Te l'ho sempre detto che sei troppo alto. Ve l'avevo detto, è un grande. La condroplasia riduce la crescita delle ossa, non quella delle persone. Chi discrimina, pensa piccolo. La ditta Siderbrescia S.p.A. opera nel campo del commercio e della prelavorazione di prodotti siderurgici. In particolare effettua lavori per conto terzi di taglio di lamiere, piatti e larghipiatti con moderni pantografi ad ossitaglio e taglio plasma. Effettua inoltre lavori di taglio con segretrici automatiche di tubi meccanici, grossi tondi, fucinati e tornisti, nonché lavori di foratura profonda dei tondi. Ecoenergie, un punto d'incontro per chi è interessato alla mobilità alternativa compatibile con l'ambiente. Ecoenergie, novità, curiosità ed eventi. Visita il sito internet di Sovraimpressione. Serve anche la tua collaborazione.